Le donne del vino della Toscana hanno raccolto tappi in un progetto che si chiama Etico ed è promosso da Amore in Cork Italia e finanzia i centri antiviolenza, oltre a insegnare ovviamente il riciclo, la second life di un prodotto come il sughero. 4 quintali di tappi usati che sono andati in Veneto alla sede di Amore in Cork sono stati triturati e diventeranno mobili di design. Nello stesso tempo questa raccolta, questa azione positiva è servita per finanziare i centri antiviolenza, nel caso toscano il centro Donne Insieme Valdelsa, che grazie a queste donazioni e alle risorse che si sono aggiunte alla raccolta dei tappi farà un progetto di 10.000 euro, del valore di 10.000 euro, significando che anche piccoli gesti con un effetto moltiplicatore possono dare origine a grandi realizzazioni. Il nostro centro antiviolenza opera nella realtà della Valdelsa Senese, nei comuni di Poggibonsi, Colle Valdelsa, Casole, San Gimignano e Radicondoli. Grazie alla sensibilità e al sostegno dimostrato da Amorin e dalle Donne del Vino con questa importante donazione che si inserisce all'interno di un progetto di crowdfunding che ci vede impegnate insieme alla Fondazione Il Cuore si scioglie e le sezioni SociCoop dei territori di Poggibonsi, Colle Valdelsa e San Gimignano. Vogliamo realizzare degli importanti obiettivi per le donne del territorio di cui facciamo parte. Serve attività di prevenzione, serve attività di informazione e di abbattimento di quegli stereotipi che portano avanti la cultura dello stupro e la cultura che è la radice della violenza. Tutto questo serve a prevenire i femminicidi e a parlare di noi quando siamo vive. Ancora registriamo che il sommerso della violenza di genere è oltre il 90%. Le donne che riescono a chiedere aiuto sono solamente il 10% di quelle che subiscono violenza. Troppo poco, anche se notiamo che è più difficile arrivare al fenomeno estremo di violenze gravi e di femminicidio per le donne che si rivolgono alle reti, le reti antiviolenza. Per questo sostenere una rete antiviolenza è sostenere le donne che subiscono violenza. Qui lancio una sfida alla Regione Toscana. Sarebbe bellissimo che la Regione Toscana fosse la prima regione in Italia a sposare veramente questa causa e allestire nei centri di raccolta differenziata dei contenitori per raccogliere i tappi, perché pensate che un tappo usato, al di là di tutto quello che noi facciamo, perché noi oggi abbiamo lanciato nel 2019 una collezione di oggetti di design molto bella, adesso inizieremo con delle partnership con le più grandi aziende italiane nel mondo del design, ma al di là di questo, pensate che oggi c'è un problema idrico, no? Cioè c'è un problema che purtroppo quando piove l'acqua, se uno prende i tappi di sughero e li butta per terra, i tappi sono dei piccoli riservatori di acqua.